are going to have a tough time today. Yeah. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Fil Rugby che vi parla. Signori, sono già a Saint-Étienne, sono le 9 di sera, sono al villaggio del rugby perché ci sarà la partita d'esordio Francia-Nuova Zelanda, ma anche stavolta non sono da solo perché c'è un grande ritorno. Ciao ragazzi, scusate per la mancanza degli ultimi tempi, comunque siamo già a Saint-Étienne, clima caldissimo, bello. Sia come temperatura che... Siamo passati in centro città, non c'era nessuno, tutti a casa no, a vedere la partita. No, tutti a casa a vedere la partita, oppure qui al villaggio del rugby. Ragazzi, c'è una atmosfera assurda. Stasera guarderemo la partita qua tra Francia e Nuova Zelanda, che è un po' già una finale, diciamo così. Chi vince? Allora, in macchina abbiamo fatto la scommessa, io dico Francia e te All Blacks. Io dico All Blacks, cosa scommettiamo? Dai. Scommettiamo dei soldi, qualcosa da bere. La birra, dai, siamo poveri. No, ma noi non beviamo, è solo tè freddo. Tè freddo, hai ragione, tè freddo, tè freddo. Ma il vero match importante per noi sarà ovviamente domani con l'Italia e Namibia. Il prossimo di domani, te lo chiedo appunto domani. Facciamo domani, dai, domani. Niente raga, siete pronti per questa nuova avventura? Dai, godetevi questo vlog. Let's go. Let's go. Next morning. Buongiorno signori, oggi è un nuovo giorno qua a Saint-Étienne. Saint-Étienne oggi ci ha accolto con il sole stamattina. Ah, che bello, fa anche non tanto freddo oggi. No, si sta bene, caldo. Dai, si sta bene. Altro che freddo. Siamo qua in centro, guardate qua, la città è tappezzata di festoni per il mondiale. E bandiere, eccetera, eccetera. Allora, ieri è stato un grande esordio per la Francia, no Beppe? Sì, grande esordio. Partitaccia degli All Blacks, si può dire. Spariti bene, però partiti poi... bene, però hanno subito tanto la pressione dei francesi, vittoria meritata, direi. Quindi... Dopo che hai visto questa partita della Francia, e lei secondo te la favorita per la vittoria? Presto, insomma, ci sono anche tante altre partite che devono essere giocate, però sicuramente la candidata principale. Ok, allora, tra poco sono 10 di mattina, ragazzi, all'una, quindi tra un paio d'ore, tra 3 ore inizierà Italia Namibia, si carico Beppe? Sì, sì, la vedremo allo stadio ovviamente. Ah, ci sei anche te allo stadio allora? Così pare, okay, oggi sì. Innanzitutto ragazzi, ieri ho vinto io la sfida ovviamente. Sì, ho fatto 2-2 perché l'altra volta con Danno ho vinto io. Oggi, ieri ho vinto con Beppe, quindi... non mi batte più nessuno. Oggi io dico Italia, quindi tu devi io dire dico Namibia. No, dai, dimmi pronostico, dai. A parte gli scherzi, ovviamente è una partita... proibitiva per i namibiani, si può dire che non dico che abbiamo la vittoria assicurata, però sicuramente mi aspetto tanti certo. punti, tante mete della nostra nazionale. Bisogna anche essere bravi in difesa, quindi non far fare tante mete neanche a loro, possibilmente non fargliene fare proprio. E dai, vediamo come andrà. Bene ragazzi, ora andiamo allo stadio. Siamo qua con Stefano, Giulio, Marco, Matteo, direttamente da Novi Ligure, giusto? Sì. Macchina, sì, venuti. Sì, macchina. Un bel viaggetto. Abbiamo fatto ieri tappa a Sause, okay. Ci siamo fermati lì, abbiamo dormito bene, mangiato, bevuto. E ora siamo qua. E poi ripartiti. Ok ragazzi, allora, come la vedete oggi la partita? Pronostico?
Vittoria secca, Italia secca proprio. Speriamo di non portare male. E avete visto per Italia della Francia com'è stata? Assolutamente sì, brutta partita, ma bene la Francia che alla giusto, fine, dai, anche se non benissimo, ma ha asfaltato la Nuova Zelanda. Cavolo. Massimo. E l'ultima domanda che vi faccio, ragazzi, tutte e quattro, chi per voi vincerà questo mondiale? Vai, iniziamo da te. Per me è la Francia. Io dico Sudafrica, vado contro Sudafrica. Francia. Sudafrica. Non è Sudafrica. Irlanda nessuno? No, c'è un ragazzo lì. All Blacks neanche. No. L'Argentina possibile sorpresa. Ti do l'Argentina come possibile sorpresa. Ok, va bene. Grazie ragazzi. Dai. Ciao. Ciao a tutti. Buona partita. Ciao. Here with some of the Namibian players, with some fathers of them. So, what kind of match we will see today? What do you think? Well, I think we are. First of all, we are so glad to be here and so thankful to be here, supporting our team. But I can assure you that Italy are going to have a tough time today. Yeah. Be assured of that. Okay. Okay. Who's going to win the World Cup? It will be between France and South Africa. And what about you? I think so. With the All Blacks on the side. Okay. And what about you? Yeah, we'll go for the Springboks. Springboks. Yes. Okay. So your cousin. Yeah, it's our neighbors. It's our neighbors. Neighbors. Yeah. So thank you guys. Have a good match. Enjoy. Thank you. Thank you very much. Siamo, cosa ci manca, con la mettere a posto. Oggi sarà un buon test, come abbiamo già detto, è una partita insomma da vincere, non nascondiamolo. E cosa pensi di questa formazione titolare contro la Namibia? Ma penso che Crowley li abbia schierati, abbia messo questa formazione per testare subito, mandare subito in condizione i titolari, vedere come si comportano e poi ci sarà sicuramente spazio e tempo per anche, diciamo, anche gli altri giocatori di entrare in campo. Dai, dai, forza ragazzi! Segnato, vabbè, vale, no convenzione, forse.
20 primo tempo, 17-8 per l'Italia. Male, non bene, mi aspettavo di meglio sinceramente, soprattutto da una formazione titolare praticamente. Poco efficaci, troppe distrazioni, troppa fretta forse. Sì, fretta anche nell'esecuzione. Dobbiamo un po' ritrovarci e fare un secondo tempo di un altro livello sicuramente. Bene, questo è il secondo tempo dell'Italia, prima meta, terza meta, deve continuare così, insomma ci vai subito alla quarta. Deve arrivare almeno la quarta così punto il bonus, almeno. Puoi tenerli lì nella loro metà campo, evitare di fargli fare le mete e il bonus. Fine prima partita, dai, è stata un po' sudata, soprattutto il primo tempo. Sì, il primo tempo male, però il secondo meglio, molto meglio. 32-0 il parziale il secondo tempo. Sì, abbiamo fatto insomma la tri-fest che ci si aspettava che dovevamo fare. Sì. E va bene così, dai, non si è fatto mai nessuno apparentemente, ho visto Ruzza uscire, però spero non sia nulla di grave. Quindi 5 punti, 5 punti col boss, quindi buono così. Sì, l'obiettivo raggiunto. Obiettivo raggiunto, ora testa all'Uruguay, tra 11 giorni a Nizza, ragazzi. Sì, prevedo una partita più ardua, un Uruguay insomma di un livello rispetto alla Namibia un po' più superiore. E loro si aspettano, da questa partita si aspettano tanto perché vogliono per la prima volta riuscire a fare le due vittorie nel mondiale. Quindi noi dobbiamo essere la loro vittima disegnata, ma non penso che andrà esattamente così, vedremo, dai. Intanto c'è Capozzo che sta passando, eccolo qua, angelone nazionale, guarda, dai tutti l'applauso. Ragazzi, dallo stadio Guichard è tutto. Ragazzi, siamo qua con Gianluca che viene da Stoccarda, dalla Germania. Germania, quindi viaggio, mi hai detto che hai fatto il viaggio da solo. Ho fatto il viaggio da solo, sono partito la scorsa notte, questa notte a 00:30, sono arrivato alle 12 qua a Saint-Étienne. È stato un viaggio un po' pesante, ho fatto una piccola pausa per dormire, però ne valsa la pena. Un viaggio da tre uomini in una gamma praticamente, che non finiamo mai. Allora Gianluca, che partita hai visto oggi? Ti è piaciuto questa Italia? Ho visto un'Italia male, una brutta partita dell'Italia nel primo tempo, ho avuto anche il timore che non riuscissimo ad ottenere le quattro mete, il punto di bonus. Per fortuna le cose sono cambiate nel secondo tempo, secondo il mio modesto parere, per un calo fisico da parte dei namibiani che era abbastanza provante come partita. Non ero abituato a giocare queste partite di alto livello? Sì, più che altro molti di loro non sono anche giocatori professionisti e probabilmente il calo fisico ci sta. E con l'Uruguay come la vedi? Se giochiamo così con l'Uruguay mi sa che... Allora, se giochiamo come nel primo tempo con l'Uruguay sarà una partita molto difficile, sarà dura portarla a casa, gli uruguayani sono tosti, hanno la garra tipica del loro paese. Vediamo, dai, a Nizza ci siamo, ci saremo, in prima fila tra l'altro, grande. Proprio dietro i pali e speriamo. Speriamo. Sull'ultima domanda, chi è grande per te, chi vincerà questo mondiale? Allora, vedo tre grandi favorite, un trio, Irlanda, Francia e Sudafrica, e credo che non si esca da queste tre. E dimmi una. Una, l'Irlanda. Irlanda. Ok, sai che la prima persona che dice Irlanda? L'Irlanda perché deve sfatare il tabù, non è andata mai oltre i quarti di finale, prima o poi deve succedere, ha un
Un organico. Un organico eccezionale, e poi la Francia potrebbe soffrire della pressione in casa. Per giocare un mondiale in casa, potrebbe essere fattore negativo per loro. Perfetto, grazie Gianluca. Grazie a te. Grazie a te. Alla prossima. Passa la media, sì. Ok ragazzi, siamo arrivati a Milano dopo un bel viaggetto di 6 ore. Un bel viaggetto, sì, 5-6 ore circa. Mamma mia, già notte. Belli esausti. E niente, sei contento di questo tuo ritorno? Sì, sì, sono mancato per un po', quindi sono contento, dai. Comunque è stata, come al solito, una bella avventura. A seguito della nazionale, una bella vittoria. Ci voleva per dar fiducia e iniziare con il mondiale. E ora prossimo vlog a Nizza per Italia Uruguay, ragazzi. Yes, non mancate, mi raccomando. Ragazzi, seguiteci, iscrivetevi al canale, mettete like se vi è piaciuto il vlog, se vi piacciono i nostri contenuti, così ci date una mano, ok?